Amici di football, ben ritornati sul mio canale YouTube. Un caro saluto da Gabbino90 in compagnia dell'amico Stanner Jack. Bella ragazzi, sì. Questo pomeriggio inizieremo un nuovo format, qualcosa di straordinario in questo campionato online che vi terrà compagnia per parecchio tempo. Partiremo con una squadra base con giocatori base un mix tra Serie A e Serie B, ad eccezione di una punta di una leggenda, Roberto Baggio della nazionale italiana. Lui sarà l'unico giocatore che sarà un full legend in questo inizio di stagione. Ci saranno degli step. Ora passo la parola al compagno di viaggio Stanner Jack, che ci spiegherà questo nuovo format. Sì, grazie. Come ben detto tu, Roberto Baggio è il fulcro di questa squadra. Lui non cambierà mai. E gli step saranno che ogni vittoria o ogni gol di Baggio andremo a potenziare un giocatore. Gli step sono, come vedete, la formazione base. Poi c'è il primo step, possiamo cambiare un giocatore dagli 80 ai 90. E il secondo step dai 90 in su, e poi il terzo step sarà la leggenda. E il finale se riusciremo, speriamo di sì, dovremmo avere una formazione full legend. Per mettere un po' di difficoltà, un po' di pepe a questa avventura, ogni sconfitta scaleremo. Quindi sarà una bella avventura, una lunga avventura insieme. E buona visione. Grazie Stan Jack per aver presentato il nuovo format. Noi, cari amici sportivi, vi terremo compagnia. Speriamo che sarete in tanti a seguirci. Lasciate un like al video se vi è piaciuto, ma soprattutto commentate insieme a noi questo nuovo format. Siamo pronti ad andare in campo per la prima partita. Andiamo subito a vedere la nostra formazione. Stanno tutti bene tranne Anghissa forma Orange, idem per Okafor in panchina e Belardinelli. Quindi io andrei a inserire un altro centrocampista al posto del buon Anghissa. Andiamo a mettere il coreano Gaku Shibazaki. Non l'abbiamo fatto mai giocare fino adesso. Questa è la formazione del nostro avversario, dal centrocampo in su tutte leggende, gioca con un 3-1-3-3. I nostri due avversari, anche loro De La Fuente, credo che anche loro giocheranno con un possesso palla, vedendo anche il modulo. Grande. Mamma mia, provvede. No, bravo, provvede. Bella, è buona. Bello! Mamma mia! Gabri pure non mi faccio. Roby! Andiamo 1-0. Prodezza! Porca miseria. E abbiamo un upgrade sicuro, perché segniamo Baggio. Eh sì! Siamo, Prossima partita, siamo. ragazzi, upgrade! Speriamo che non perdiamo, perché se no. È vero, bisogna sempre sperare che non perdiamo. Si odio un bel po' stacchi. Grande Grande. nome No, della meglio rimasta lì. Mannista, lo so. Questo mi sa che è forte. È bella. buona, seconda, Ecco, è rimasta lì. Bello, Roby, mamma mia. La doppietta, doppietta di Roby. Per grande, e un upgrade ce l'emo sicuro. il momento. No, no, pure se Ah, è perdemo, vero, perdi perché con ha il fatto Baggio. doppietta, ha fatto. Eh sì, Non ci quindi pensavo. uno. E speriamo due, tre, anzi. Mamma mia, difensore, inserito. No! Colpisci. Mi devo spostare col portiere, mi sa che era meglio. All'89. Ma Qua dov'era Serena? Ma era lì! mancavano un granché. Porca puttana. Non me l'ha presa proprio.
Finisce così la prima partita 2 a 2, però con la doppietta di Roberto Baggio c'è l'upgrade, come diceva Stanner Jack poc'anzi. Prima partita Stanner Jack molto vivace per il nostro Pisa. Abbiamo sofferto, ma meritavamo comunque di vincerla. Sì, molto, una partita molto combattuta, ma visto il livello dei giocatori, forse ne meritavamo anche la vittoria. Però Maggio ci ha fatto portare a casa questo punto e due upgrade per la nostra squadra. Siamo nella schermata principale di questa Coppa, di questa divisione, esattamente schema di gioco, perché abbiamo fatto l'upgrade dei due calciatori dopo la doppietta di Baggio. Nonostante il pareggio abbiamo messo entrambi Ruben Dias in difesa, a centrocampo Hakan Çalhanoğlu, uno del Portogallo, l'altro della Turchia, naturalmente non potenziati. Con l'allenatore arrivano 86 e 88. Speriamo, ragazzi, che ce li diano tutti e tre in questa seconda e ultima partita di questo primo episodio. Non ci resta che andarla a scoprire insieme, vivendo assieme la prossima partita. Eccola qua la formazione di questo secondo match. Ce l'ha dati tutti e tre i giocatori messi a disposizione. Naturalmente Baggio già c'era a prescindere, ma in più ci hanno dato giustamente Çalhanoğlu e Ruben Dias. Questa è la nostra formazione. Giocheremo con la squadra di Stannerjack, e cioè il Brescia. Questa è la formazione invece dei nostri tre avversari, perché sono in tre a giocare questa Coppa. 4-1-2-3. Quasi tutte leggende tranne Rudiger e Koundé, carte speciali. Vabbè, Koundé, carta del Barcellona che dà il regalo in questo nuovo aggiornamento. Per il resto, bella squadra, speriamo di fare buona impressione. Eccolo! Mamma mia! Ho il tiro sul secondo palo, va su. Ok. Bello! Mamma mia! C'era andato! È buona! No! Cazzo, vero! Mamma mia, cosa ha preso! Primo Roby, dai! Ha spostato! Oh, no! Mamma mia! Mamma mia, grande! Che pezzo di gol! Tre gol in due partite, il divino! Grande, Roby! Usciamo vincitori dalla seconda partita. Grazie ancora a lui, a Divin Codino, che su punizione con il suo gol di misura ci fa sognare. E ancora due upgrade, vittoria e gol di Baggio. Hai detto bene, perché dal prossimo episodio, ragazzi, faremo altri due upgrade. Lo faremo adesso, comunque vi faremo vedere chi andremo ad inserire prima di chiudere questo primo episodio. Prima di chiudere, gli altri due upgrade che abbiamo fatto sono il terzino destro Koundé, della carta regalata della Barcellona, e la punta sempre del Barça, carta regalata da Konami, Robert Lewandowski. Quindi dal prossimo episodio giocheremo con ben 5 giocatori importanti, diciamo, vabbè, Baggio leggenda. Quindi dal prossimo episodio già qualcosina il livello si alza. Comunque ci siamo divertiti, Stanner Jack, è stato un primo episodio pazzesco, soprattutto la seconda partita dove abbiamo vinto meritatamente per una rete a zero. Sì, esatto, questo Road to Legend ci sta facendo gasare molto, e questa partita anche vinta per 1-0 su gol strepitoso di punizione di Baggio. E niente, vediamo nei prossimi episodi cosa andiamo a potenziare, o sperando di no, visto le sconfitte, diminuire i giocatori. Va bene, cari amici sportivi, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio, sempre qua sul mio canale YouTube Gabbino90 e Stanner Jack. Vi salutano, ciao a tutti. Bella.